Buongiorno concittadini. Il 15 ottobre del 2017, come ricorderete, è accaduto un evento storico straordinario, emozionante, bellissimo. È stato canonizzato Sant'Angelo d'Acri a Roma. Io c'ero, una nutrita delegazione di bisignanesi è andata veramente con grande gioia a partecipare a quell'evento straordinario, unico. E quell'evento ha un'importanza storica eccezionale non solo per la città di Acri, ma per tutto il comprensorio, perché ha confermato che la nostra è una terra di santi. Infatti, il 19 maggio del 2002, soli 15 anni prima, un altro grande evento storico, straordinario, bellissimo, è accaduto da noi. È stato canonizzato il nostro amatissimo Sant'Umile da Bisignano. Tutti noi lo ricordiamo con grande gioia, sia quelli che hanno partecipato a Roma che quelli che hanno visto quell'evento dalle televisioni. Ecco, si è aperta una fase nuova della nostra storia, della storia religiosa del nostro territorio e non solo religiosa, perché adesso due comunità, due popolazioni da sempre vicine e confinanti possono annoverare tra i propri concittadini due santi, Sant'Umile da Bisignano e Sant'Angelo di Acri. Tra l'altro due figure storiche straordinarie. Sant'Umile, santo dell'umiltà, questa importantissima virtù cristiana, e Sant'Angelo, predicatore del messaggio di Cristo ovunque. Ecco, e poi il fatto anche che queste due figure, nonostante siano vissute a circa un secolo di distanza l'una dall'altra, siano legate tra di loro anche spiritualmente, perché lo voglio ricordare a quanti non lo sanno, che Sant'Angelo si chiama Luca Antonio proprio perché i genitori di Sant'Angelo gli diedero questo nome in devozione a Sant'Umile da Bisignano, che si chiamava Luca Antonio Pirozzo. Ecco, questa è una cosa bellissima, che conferma il grande patrimonio culturale, valoriale dei nostri territori, delle nostre città, e che noi nuovi amministratori abbiamo il dovere di valorizzare, innanzitutto facendo conoscere la vita, il pensiero, le opere di questi uomini straordinari, che sono diventati riferimento spirituale di tutto il mondo cattolico universale. E poi abbiamo il dovere di creare quelle condizioni affinché chiunque da tutto il mondo voglia venire a visitare i luoghi e le città di Sant'Umile da Bisignano e di Sant'Angelo d'Acri possa farlo in tutta comodità e in tutta sicurezza. Ecco perché, in concerto con gli amministratori, con i nuovi amministratori di Acri, che salutiamo, e con le rispettive comunità religiose e la diocesi, che ringraziamo e salutiamo, abbiamo pensato alla cosiddetta Via dei Santi, cioè un'infrastrutturazione logistica viaria che permetterà con comodità di raggiungere i luoghi dei Santi, a quanti ci auguriamo tantissimi vorranno conoscerli. E poi stiamo pensando addirittura a una commissione istituzionale speciale intercomunale tra Bisignano e Acri per promuovere tutta una serie di iniziative che serviranno a far conoscere Sant'Umile da Bisignano e Sant'Angelo d'Acri a tutto il mondo, e serviranno a gestire l'accoglienza dei tantissimi pellegrini, dei tantissimi turisti religiosi che ci verranno a fare visita. È con grande gioia, con grande entusiasmo che vi annuncio che tra le prime iniziative di questa comunione spirituale, culturale, religiosa tra le comunità di Bisignano e Acri c'è in programma la visita della statua di Sant'Angelo a Bisignano nei giorni 25 e 26 novembre. Ed è un evento anche questo, storico, eccezionale, bellissimo, perché è la prima volta che la statua di Sant'Angelo d'Acri visita
la città e la comunità di Sant'Ubide da Bisignano. E stiamo lavorando alla programmazione, all'organizzazione di questo evento e desidero ringraziare veramente di cuore, con affetto, con stima, il collega consigliere comunale delegato agli affari religiosi Francesco Straface, che sta curando con molta passione e molta serietà questo evento, insieme alle colleghe Alessia Prezioso, Francesca Coschignano, che ringraziamo, e a tutti i colleghi della maggioranza. Adesso cedo la parola al mio collega perché vi spiegherà nel dettaglio il programma di queste due giornate. Grazie Sindaco, grazie di questo incarico veramente speciale, di cui sono onorato di poter eseguire nel migliore dei modi. Noi ci stiamo impegnando per organizzare nel migliore dei modi i festeggiamenti per questo grandioso evento storico, grandioso evento religioso, che è previsto per sabato 25 novembre a Bisignano. Allora, noi il programma che abbiamo stilato è questo qua. Noi accoglieremo la statua di Sant'Angelo alle ore 16 presso la chiesa di San Domenico a Bisignano. Proseguiremo da San Domenico in processione al Viale Roma. Al Viale Roma ci sarà il saluto ufficiale dei sindaci delle due comunità, del sindaco di Bisignano e del sindaco di Acri. Dopodiché proseguiremo sempre in processione verso il santuario di Sant'Ubide. Al santuario di Sant'Ubide ci sarà poi la cerimonia religiosa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Munnari. Allora, per quanto riguarda domenica, la statua di Sant'Angelo rimarrà anche domenica 26 fino alla sera, e vi annuncio che alle ore 18 ci sarà un'altra celebrazione religiosa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Nolè, con la presenza di tutte e due le statue. Ci sarà la statua di Sant'Umile e la statua di Sant'Angelo, e sarà un'altra cerimonia bellissima, un altro evento meraviglioso, un altro evento di grande religiosità, di grande fede verso i nostri due santi. Noi in queste due serate vi aspettiamo, vi invitiamo a partecipare, e vi vogliamo presenti a testimoniare la nostra fede, la nostra religiosità verso questi due grandi santi, due grandi santi delle nostre due comunità, di Acri e di Bisignano. Quindi vi rinnovo l'invito e vi aspettiamo sabato 25 e domenica 26 novembre a Bisignano. E vi ringrazio.